quel complesso meccanismo di sentimenti che giunge con la rabbia e una vendetta perpetrata in modo per realtà originale e naturale, potremmo dire, paradossalmente. Sì, la dimensione del romanzo è ancora più esplicita in questo. Innanzitutto il romanzo l'ho conosciuto tramite un'amica che abita in Piemonte, che conosceva Mario Creatore. Ci siamo incontrati, ho letto il romanzo, poi ci siamo incontrati, abbiamo chiacchierato, valutato le cose, in uno step successivo anche con Fredo Valla abbiamo cercato di capire cosa di questo racconto era importante e cosa, diciamo, meritava di essere posto in luce e anche magari di essere modificato. Nel romanzo, se per caso andrete a prenderlo, che è stato riedito adesso da Einaudi, lo sviluppo della storia in realtà racconta tre generazioni separate, no? Quella, diciamo, di Lubo, quella dei figli di Lubo e a seguire. Invece a me sembra interessante raccontare più la storia di un uomo che vive una grande ingiustizia. Innanzitutto che viveva facendo le cose che più amava, cioè gli spettacoli in strada, che aveva una famiglia con dei bambini bellissimi, quindi faceva la sua vita. Primo step, gli viene detto: no, tu vieni con noi e andiamo ad ammazzare degli altri, a difenderci in teoria, eccetera. Quindi già questo un po'. E poi da lì, insomma, la cosa dei figli portati via, che scatena in lui una reazione che è sì anche di vendetta, nel senso di voler, diciamo, di essere libero nel seminare donne, diciamo, dell'alta borghesia svizzera, ma allo stesso tempo è anche la storia di un uomo che cerca di ritrovare tantissimo i suoi figli, che fa di tutto, che cerca di trovare un senso alla sua vita, perché nel suo percorso c'è anche questo disegno. Specifico queste due cose perché invece nel romanzo non sono così forti, ecco, così presenti. Però a me sembrava importante, ho sentito voglia di immedesimarmi un po' anche nella sua confusione, nella sua, tra virgolette, dimensione di ricerca di un futuro in un qualche modo. Certo. All'inizio, quando ci si trova a ragionare sul protagonista, si prende spesso, si dà uno sguardo a un largo spettro di possibilità, dall'attore internazionale a quello italiano. Nello specifico di questo lavoro c'era la necessità di parlare tre lingue, c'era la necessità di avere una certa agilità, prestanza fisica, c'era la necessità di riuscire a dare anche una sensazione un po', io dico, di diversità, intesa così, nel non essere il bello e basta, no? Ma di avere una persona che avesse un certo fascino. Nella ricerca, a un certo punto, tra i vari attori, alcuni anche italiani, eccetera, che ho preso in esame, mi è stato proposto, diciamo, in una foto Rogoski. Mi sono ricordato di aver visto alcune sue interpretazioni anche in film internazionali con Haneke, con Malik, quindi in cui mi aveva colpito per la sua caratteristica di sguardo molto forte, incisivo, e poi man mano, e un po' si vede nel film, nella sua capacità di essere una persona che ti esprime una dimensione, ma potrebbe essere anche il contrario, cioè io avevo bisogno di uno capace di sorridere ed amare e due secondi dopo magari di tirarti un pugno e una coltellata. Ecco, questa era la sensazione che mi sembrava importante nel film, cioè per fondere la sua credibilità nel momento in cui è in mezzo alla borghesia, alla hyperclass, diciamo, svizzera, ma altrettanto credibile quando è a fare l'artista di strada, eccetera. Quindi c'era questa necessità. Il lavoro con lui è stato difficile perché comunque aveva un carico enorme, era praticamente sempre in scena, però anche molto bello, molto, insomma, ci ha dato molte soddisfazioni, sono molto contento, è stato molto apprezzato, insomma, quindi questo, insomma, gli dà forza e merito. Ma devo dire che in generale, insomma, tutto il cast che c'è nel film è di grande qualità. Di solito nei lavori che faccio sono maniacale in questo, anche se magari cerco e trovo dei non attori, come si suol dire, non professionisti, però cerco quel senso di verità, di autenticità rispetto al personaggio che ho in mente.
Quello si vede già dal vento fa il suo giro quando c'è il francese Thierry, aiutami Thierry. Thierry Toscan. Thierry Toscan, che è un cognome quasi italiano. Thierry Toscan, poi ricomparso in altre produzioni, aveva davvero un volto che sembrava venuto da un libro di storia, potrebbe